Rapina a mano armata ad una sala slot e un internet point, il bandito arrestato dalla polizia. Trasporta 200 kg di pesce surgelato in scongelamento su un'auto, multato un ristoratore. Sabato la consegna del premio Santo Stefano a 4 aziende. Gigliato d'oro al prefetto Adriana Cogode che lascia Prato dopo 3 anni. Alla Tessitura Italia, una scuola per formare i tessitori di domani. Buonasera dalla nostra redazione. Doppia rapina a mano armata al macrolotto 0. Colpite una sala slot e un internet point. Il bandito è stato arrestato poco dopo dalla polizia. L'uomo ha agito ieri sera in via Filzi con in mano una pistola provvista di 9 cartucce. La sala slot in via Fabio Filzi, accanto al Prisma Lab, e un internet point in via Damiano Chiesa sono stati rapinati in successione da un malvivente armato di pistola che è stato arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto ieri sera, attorno alle 21:30, quando alla centrale operativa della questura sono giunte le chiamate allarmate delle vittime, che hanno fornito la descrizione del bandito, il quale, non soddisfatto del primo colpo, ha bissato la rapina prendendo di mira il secondo locale, distante poche decine di metri dal primo bersaglio. Il rapinatore, un 35enne cinese, regolare in Italia, con precedenti per reati contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale e droga, ha minacciato i presenti con una pistola, facendosi consegnare i contanti presenti nelle due attività. L'uomo si è poi allontanato in sella ad una bicicletta, ma è stato rintracciato poco dopo dalle volanti, che lo hanno messo in sicurezza e arrestato. Gli agenti hanno sequestrato la pistola che aveva con sé, provvista di 9 cartucce, oltre al bottino, denaro in contanti per 3.100 euro. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del rapinatore, dove è stata rinvenuta e sequestrata una piccola quantità di cocaina. Il 35enne è stato arrestato per rapina aggravata e associato al carcere della Dogaia. Ancora una notizia di cronaca: è stato fermato per un normale controllo stradale, ma l'odore proveniente dall'abitacolo dell'auto non ha convinto la polizia municipale. È successo ieri mattina nella zona del macrolotto 1, dove gli agenti hanno fermato una vettura che stava trasportando diversi scatoloni. All'interno circa 200 kg di pesce surgelato destinati al consumo, senza alcuna etichetta di tracciabilità e già in fase di scongelamento, trasportati da un cinese di 50 anni, residente a Prato e titolare di un'attività di ristorazione. Gli agenti hanno sanzionato l'automobilista con 1.000 euro di multa e la confisca degli alimenti. L'ASL estenderà i controlli all'attività di ristorazione gestita dall'uomo per eventuali violazioni in materia di igiene. E la città di Prato consegna il premio Santo Stefano a 4 aziende. Sabato 3 febbraio la cerimonia di premiazione alla Camera di Commercio. Quest'anno gli Stefanini sono stati realizzati da un artista d'eccezione, il vicario generale della diocesi di Prato, Monsignor Daniele Scaccini. Sabato 3 febbraio Prato consegnerà il premio Santo Stefano a 4 aziende. La novità di quest'anno è lo Stefanino, la cui realizzazione è stata affidata a Monsignor Daniele Scaccini. Forse non tutti sanno che il vicario della diocesi di Prato è laureato in architettura, è un ottimo disegnatore e in gioventù amava dipingere. Lo Stefanino 2023-2024 ha come base 2 ruote dentate che simboleggiano il lavoro, sormontate da una pietra verde del Monte Ferrato. Da questa piattaforma salgono delle fiammelle dorate che rappresentano il motto del premio: scienza, coscienza e innovazione. Queste 3 caratteristiche si congiungono in alto e dal quale dipartono fili colorati che da un lato rappresentano l'attività tessile di Prato, ma rappresentano anche la fantasia con la quale le aziende si sono misurate e al tempo stesso hanno rappresentato proprio quelle caratteristiche fondamentali del premio. Gli Stefanini saranno consegnati ai vincitori della 14ª edizione del premio: Signo SRL, Pecci Filati, Rifinizione Penny e L'Insieme Filati. Si tratta di un'azienda attiva nella grande distribuzione e di 3 imprese del comparto tessile.
È la 14ª edizione e devo dire che quest'anno io sono particolarmente emozionata, perché gli ultimi anni sono stati, come sappiamo tutti, molto complicati. C'è stato anche questo evento straordinario dell'alluvione che ha colpito purtroppo tanti territori e tantissime aziende, ma c'è stata una reattività straordinaria. Noi fratesi abbiamo una mentalità troppo eccessivamente pragmatica e quindi tendiamo a sminuire l'importanza dei premi, pensiamo siano delle poesie. In realtà il premio è fondamentale perché va a valorizzare quelle sono le best practice delle imprese, cioè diventano un punto di riferimento, un faro e lasciano un segno anche per quelli che vengono dopo, che devono comunque attivarsi nelle attività imprenditoriali. La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di padre Guidalberto Bormolini e di Raul Caruso, docenti all'Università Cattolica, che dialogheranno sul tema dell'economia come strumento di pace. La cerimonia, condotta dalla giornalista Giulia Ghizzani, è organizzata da TV Prato e sarà trasmessa integralmente martedì 6 febbraio alle ore 21:20 sul canale 75. Il sindaco Matteo Biffoni ha consegnato il Gigliato d'Oro, la più importante onorificenza cittadina, al prefetto Adriana Cogode, che lascia il suo incarico a Prato dopo 3 anni per raggiunti limiti di età. Il riconoscimento è stato conferito al prefetto quale segno di riconoscenza per l'appassionata disponibilità dimostrata nei confronti della città, per il lavoro svolto con competenza e soggetta al servizio della legalità e della sicurezza cittadina, per la grande collaborazione con le istituzioni locali. L'intervista al prefetto Cogode alla vigilia del suo ultimo giorno di incarico in città. Sicuramente sono stati 3 anni intensissimi, proprio la pandemia che ha segnato una sfida importantissima per le strutture sanitarie in primo luogo e poi per tutto il resto dell'organizzazione della città, della provincia, per il rispetto anche delle misure anti-Covid. Siamo usciti da questo dramma, ma chiaramente abbiamo ripreso, ho sprombattuto poi tutte le altre problematiche che il territorio presenta, in positivo e anche in negativo. Io penso di avere colto la grandissima importanza di questo territorio provinciale, la sua vocazione industriale, questa capacità degli imprenditori di fare tesoro anche delle esperienze negative. L'ho visto direttamente, personalmente, nel corso dell'alluvione, oltre alla protezione civile, che diciamo l'attività che più ci ha impegnati nello scorso mese di novembre, che ha visto la partecipazione veramente fattiva e assolutamente proficua di tutte le amministrazioni. Io sostanzialmente ho puntato su un obiettivo fondamentale, che ritengo fondamentale, che ho sempre ritenuto tale nell'arco della mia carriera, e che credo che sia il nodo essenziale dell'attività del prefetto, cioè riuscire a creare una linea di integrazione tra le varie amministrazioni, di qualunque tipo, a qualunque livello. Entro la fine di febbraio nascerà la tessitura Scuola Campioni d'Italia. Il progetto è dell'imprenditore Andrea Borelli della Tessitura Italia di Montemurlo, non una vera e propria scuola, ma un'azienda di piccole dimensioni dove potranno essere formati aspiranti tessitori. Ne abbiamo parlato con lo stesso Borelli nel corso della trasmissione Impresa e Territorio, realizzata in collaborazione con Confartigianato. Ora, entro la fine di febbraio, dovrebbe partire il nostro vivaio, dovrebbe partire la nostra scuola, una tessitura a scuola dove formare il personale. Ho già preso contatti con l'associazione, in particolar modo con Formarti, che è proprio la società, diciamo, dedicata alla formazione, per questo nuovo progetto. Questo nuovo progetto dovrebbe essere una piccola tessitura a modello poco ristretto, con 6, massimo 9 telai, dove ogni figura professionale è affiancata da
il ragazzo che deve apprendere, quindi ci sarà un tessitore affiancato dal ragazzo che può diventare tessitore, un annodino dal ragazzo che può diventare annodino, e quindi ci sarà bisogno dell'associazione e di tutte le forze in campo per poter fare questo progetto, che spero che sia un progetto pilota che possa essere copiato da tanti, perché noi siamo diventati come le squadre di calcio, e bisogna avere il settore giovanile, perché senza il settore giovanile si fa un po', si può sempre comprare giocatori da quegli altri. Di formazione professionale, di ricambio generazionale nel distretto pratese e anche di molto altro parleremo, tra l'altro, a Parliamoci Chiaro, in onda subito dopo il TG. È intanto operativa dallo scorso 8 gennaio la nuova sede della CISL di Viale Montegrappa, è stata inaugurata oggi alla presenza delle istituzioni cittadine. Presente per l'occasione anche la segretaria nazionale Fumarola. La CISL apre ufficialmente le porte della sua nuova casa. Dopo oltre 30 anni trascorsi nella storica sede di via Pallacorda, la Confederazione sbarca al civico 282 di Viale Montegrappa, in una sede acquistata e ristrutturata, dove trovano spazio le 17 categorie del sindacato, oltre al patronato INAS e all'accoglienza, adesso aperta con orario continuato 9, 18 e 30. 600 metri quadri di spazi distribuiti tutti al piano terra, funzionali e riorganizzati per garantire vicinanza e supporto ai cittadini. Il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e del vescovo Giovanni Nerbini. Noi veniamo via da Pallacorda, una sede storica, una sede dove abbiamo iniziato a fare sindacato molti di noi, però quella storia oggi la vogliamo riversare per un futuro che ci attende, e la miglior cosa è questo investimento, perché questa sede è funzionale, nuova, sicura, accogliente e soprattutto è nel centro nevralgico di due arterie importantissime per Prato. Ospite speciale della mattinata, che si è aperta con il convegno al Centro Pecci dal titolo Visione e partecipazione per guidare il cambiamento, la segretaria generale aggiunta della CISL nazionale Daniela Fumarola, che ha ribadito l'importanza della prossimità. Noi pensiamo che attraverso l'ascolto, l'offerta di servizi, l'offerta di tutele sindacali, contrattuali, si possa dare compimento a quel mandato che le persone, i lavoratori e i pensionati ci affidano ogni mese. La politica. Biffoni chiede ai parlamentari toscani di battersi per il terzo mandato dei sindaci, dei comuni anche al di sopra dei 15.000 abitanti, e Fratelli d'Italia, per voce del suo responsabile enti locali, Tommaso Cocci, va all'attacco. Biffoni, come presidente ANCI, confonde le velleità personali con l'esigenza di trovare amministratori ai piccoli comuni di provincia, dice Fratelli d'Italia. Terzo mandato di Biffoni, l'attuale sindaco chiede ai parlamentari toscani di farsi portavoce di questa istanza. Cosa ne pensa Fratelli d'Italia? Ma credo sia un tentativo un po' bislacco del presidente dell'ANCI, in un interesse che è legittimo ma è suo e personale, insomma mi sembra che confonda il piano politico con quello personale. Io credo che anche un mandato, un triplo mandato, quindi estenderlo a 15 anni, sia un periodo effettivamente troppo esteso in una città, una concentrazione di potere su un uomo solo per troppo tempo. Sui mandati si pensa al Presidente degli Stati Uniti col limite del doppio mandato, ora andare a cercare l'incostituzionalità quando abbiamo esempi nelle più grosse democrazie del mondo mi sembra abbastanza complicato da dimostrare anche da un punto di vista giuridico, poi ovviamente non sono un costituzionalista. E la corsa alle elezioni amministrative 2024 a Vaiano conta sul primo candidato sindaco. Si tratta di un nome civico, quello di Silvano Agostinelli, imprenditore, che andrà a comporre una lista nella quale sarà affiancato da cittadini e imprenditori di Vaiano. Il nome della lista e il logo saranno annunciati successivamente. Da oltre un decennio Agostinelli è anima del movimento civico La Città per Noi. Il nostro sarà un movimento civico che non si preclude il dialogo con tutti coloro che vogliono il bene di Vaiano e che vogliono portare idee, progettualità e impegno per rilanciare il nostro paese, afferma Agostinelli. Sarà inaugurata il 3 febbraio alle Scuderie Medice di Poggio a Caiano la nuova mostra Fogli d'epoca, riviste italiane 1900-1920. L'esposizione a ingresso libero si potrà ammirare fino al 1 aprile.
Fogli d'epoca, riviste italiane 1900-1920, è la nuova mostra allestita alle Scuderie Medice di Poggio a Caiano, un affascinante viaggio che ripercorre attraverso le pagine delle riviste del primo Novecento la storia e la trasformazione culturale di quel periodo. Sabato 3 febbraio alle 17 l'inaugurazione dell'allestimento, curato da Luigi Cavallo, che potrà essere ammirato fino al 1 aprile. Questa è veramente un regalo anche che vogliamo fare alla cittadinanza, al nostro panorama culturale, una mostra veramente interessante che ripercorre i primi 20 anni del Novecento, di un secolo glorioso come quello che è stato il XX secolo, e viene ripercorso attraverso appunto queste immagini che vedrete qua, che non si tratta semplicemente di riviste, si tratta appunto di un ripercorrere la storia dal 1900 al 1920, che ha visto, diciamo, dominare importanti movimenti, importanti cambiamenti culturali. Uno fra tutti c'è stato l'avvento del futurismo. Un centinaio circa le opere in mostra, tra riviste, copertine, rilegature, quadri e stampe, alcune di proprietà del comune, altre arrivate grazie a dei prestiti. La mostra si focalizza in particolare sull'eredità di tre maestri dell'arte, Soffici, Prezzolini e Papini, evidenziando il cambiamento dei testi prima e dopo il periodo bellico. L'allestimento presenta poi in anteprima le rilegature originali create da Ardengo Soffici, svelando il suo talento artistico anche nel campo dell'artigianato. Un'opera di Picasso, originariamente pubblicata sulla Cerba da Soffici, aggiunge poi un tocco internazionale all'esposizione. La mostra comincia proprio con le tre immagini dei tre protagonisti, che sono appunto Soffici, Prezzolini e Papini, e da lì si prosegue in maniera cronologica le riviste fino al 1920, quindi al 1900-1920. La prima volta abbiamo avuto l'onore di presentare le rilegature originali di Ardengo Soffici, della Cerba e della Ghirba. La mostra è realizzata col contributo del Consiglio regionale della Toscana ed è ingresso libero. Il giorno dell'inaugurazione sarà inoltre possibile visitare gratuitamente anche il Museo Soffici del Novecento italiano. E noi siamo allo sport. Altri due arrivi per il Prato nell'ultimo giorno di mercato. Approdano in biancazzurro l'esperto Laverone e il giovane El Dib. Nell'ultimo giorno di calciomercato il Prato piazza due colpi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Ridolfi. La sconfitta nel derby di Agliana per 2-0 ha spronato il coordinatore tecnico Claudio Chandamé a cercare di portare dei correttivi ad una squadra che attualmente è in piena zona play-out. Il primo acquisto è di grande esperienza, con l'arrivo in bianco-azzurro del difensore esterno Lorenzo Laverone, classe 1989, fiorentino di nascita, che ha mosso i primi passi da calciatore nelle file del Prato, prima di spiccare il volo nel calcio che conta, potendo vantare 255 presenze in Serie B con le maglie di Regina, Sassuolo, Nocerina, Varese, Lanerossi Vicenza, Avellino e Ascoli, e ben 58 in Serie C con le maglie di Arezzo, Triestina, Siena, Ternana, Rimini e Fermana. Insomma, un arrivo di grande esperienza e personalità per andare a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra biancoazzurra. L'altro acquisto di mercato invece nel settore delle quote, con l'arrivo in riva al Bisenzio del giovane classe 2006 Karim El Dib, italo-egiziano prelevato in prestito dalla Fiorentina, dove militava nella formazione Under 18. El Dib, terzino di fascia, è nato calcisticamente nelle file del Prato, con la maglia viola Under 18, ha collezionato nella prima parte della stagione 18 presenze e segnato una rete. Due rinforzi per il tecnico Maurizio Ridolfi, che attende la sfida di domenica prossima alla Lungo Bisenzio contro la diretta concorrente alla salvezza Progresso. Una sfida da dentro o fuori, con il Prato che non potrà permettersi ulteriori passi falsi. Serve una svolta, anzi serve una vittoria per riabilitarsi in classifica e dare un bel calcione alla crisi. Insomma, serve battere il Progresso per fare progressi. Gioco di parole a parte, anche una realtà imprescindibile. È il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti previsti domani a Prato e dintorni. Domani alle 21 al Garibaldi 1020, Bruna e la notte, spettacolo a cavallo tra musica, canzoni e poesia, un inno alla toscanità più autentica. Alle 21 alla Villa del Palco riparte la nuova stagione della rassegna poetica L'infinito, la poesia come sguardo, presente la poetessa Flaminia Colella.
Alle 18.30 al Cinema del Centro Pecci, presentazione del volume Glassa alla presenza di Diego Marcon nell'ambito della mostra Diego Marcon Glassa, prorogata fino al 25 febbraio. Alle 10 nella Sala Tribolo delle Scuderie Medice a Poggio a Caiano, incontro sulla Firenze Pistoia raccontata agli studenti della Scuola Mazzei, evento collaterale in vista della ciclostorica Firenze Pistoia 1870, in programma per domenica 4 febbraio. E fino a domenica 4 febbraio al Teatro Fabricone arriva Andrea Cosentino con Rimbambimenti, spettacolo che gioca sui paradossi della fisica e le defaianze della memoria. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio LAM. A seguire Parliamoci Chiaro, questa sera parliamo di Distretto Tessile in compagnia di Confartigianato, Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord. Alle 22 il film Irish Jam. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Buonasera dal Consorzio LAM, questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo chiaramente un vasto anticiclone che dall'Atlantico si espande anche verso il Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile. Invece le perturbazioni stanno transitando ormai da diversi giorni a latitudini decisamente più settentrionali. Questa è una situazione destinata a persistere ancora per alcuni giorni. Passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. Inizialmente in mattinata ancora qualche nube bassa potrà interessare il Basso Val d'Arno, ma anche su queste zone schiarite sempre più ampie, perché è previsto l'ingresso di un flusso di correnti nord-orientali più secche. Quindi tarda mattinata avremo un cielo sereno su tutta la regione. Per quanto riguarda il pomeriggio, ancora cielo sereno. Le temperature minime domani sono previste in lieve calo, le massime invece dovrebbero subire un aumento per il ritorno del soleggiamento. Ma passiamo a vedere quindi la tendenza poi per la giornata successiva, sabato. Saremo appunto interessati da questo flusso di correnti nord-orientali più secche, pertanto cielo sereno sia al mattino che al pomeriggio. Le temperature minime potranno subire un lieve aumento, mentre nei valori massimi non si prevedono variazioni significative, comunque si prevedono valori superiori a 10 gradi fino anche a 13-14 gradi su gran parte delle località di pianura. Con questo direi che è tutto e buona serata.